La cosa che ho sentito di più in questi giorni è stata la bellezza dell'alterità, della diversità tra i relatori, il fatto che siamo riusciti a portare donne e uomini che comunque lavorano in ambiti diversi, raccontano la realtà in modo davvero completo, dal documentario al podcast, alla carta stampata, alla televisione. Abbiamo cercato proprio di attraversare il mestiere del giornalismo e quello che mi porto a casa è sicuramente la voglia di andare a cercare nuove modalità di fare informazione, quindi questo sicuramente ci dà la forza per continuare su questo percorso che abbiamo iniziato come Eraldo e Canoa Club Verona. Siamo molto contenti, ci è piaciuto molto farlo e ci è piaciuto molto incontrare tante persone oltre agli ospiti che abbiamo avuto, che sono stati tutti di grandissimo interesse, e il pubblico ci è stato vicino, ha partecipato molto e pensiamo proprio che sia una formula che funzionerà. Di questi giorni vi porterò il lavoro di tanti ragazzi e tante ragazze volontari che si sono coinvolti nel progetto, che ci fa ben sperare ecco, per una prossima edizione. Valuteremo se anticipare o posticipare, comunque ovviamente per poterci godere questa splendida collocazione. Il fiume che passa è stato il grande protagonista del festival. Dal punto di vista dei contenuti siamo molto contenti perché abbiamo veramente portato in Riva all'Adige la creme del giornalismo italiano, ci hanno raccontato la loro esperienza, tanti giornalisti che vivono sulla propria pelle il bene e anche il male di questa professione, si è ragionato sul futuro del giornalismo, non solo in Italia ma anche all'estero, e una ventina di relatori, 11 eventi, centinaia di veronesi che sono venuti qui in Riva all'Adige per ascoltare quello che i nostri ospiti avevano da dire, quindi direi che insomma nel complesso davvero siamo molto contenti.